Bentornati sul canale. Niente, questo è un video Get Ready With Me. Ne approfitto di questa bella luce che c'è nel mio bagno perché ho comprato una luce bellissima a LED da Lidl. Poi ve la faccio vedere, anzi, vi faccio vedere lo scatolo. Allora, è questa qua, questa qui, vedete? Perché se ve la faccio vedere adesso significa smontare il mondo. Ed è una lampada LED che si attacca con le ventose sullo specchio ed è carinissima. Poi veramente a fine video ve la faccio vedere meglio. Insomma, diciamo che è un po' paragonabile alla ring light, quindi alle lampade professionali che usano gli youtuber per prepararsi. E siccome era un po' che non facevo un video chiacchiericcio con voi, insomma, di aggiornamento, ho detto ma sì. Perché no? Chiacchieriamo un poco. Allora, come potete vedere sono bella struccata, mi devo preparare e comincio con la mia idratazione, questa crema Collister, questa qui, perché ho bisogno di idratazione, però la crema di idratazione profonda io con Collister, insomma, a parte che il prezzo era conveniente, con Collister mi trovo veramente molto molto bene. Fin da quando ero un po' più piccolina, ho sempre comprato Collister e mi sono trovata molto molto bene. Io volevo fare un po' di aggiornamento, come potete vedere sono senza unghia, cioè senza unghia, senza smalto, e mi sa che non ne metterò per un bel po' perché mi sono spuntati due funghi. Non ve li faccio vedere perché una scena orribile. Allora, siccome non esco, non faccio niente di che oggi, metto questa BB cream della Sienne. Ne metto veramente poca, tanto per, diciamo, non fare spaventare nessuno. Quindi, diciamo che faccio una base molto leggera oggi. Molto free, molto semplice, niente di impegnativo. Andrò a sistemare appunto la base, le sopracciglia e basta. E quindi vi dicevo che per un bel po' non dovrò mettere smalto, perché facendomi io le unghie, come voi sapete, chi mi segue da tanto sa che per ora le unghie me le faccio io, evidentemente. Ne ho fatte due male, dove ho fatto trapassare delle bolle d'aria e mi sono spuntati due funghi. E quando ho tolto tutto, mi sono un po' spaventata, mi sono allarmata e ho detto: "Ma che sta succedendo?" Mi sono rivolta a una mia amica che è espertissima di unghia e mi ha detto: "Non ti mettere più smalto. Fino a quando non cresce sempre di più l'unghio, che andrai ovviamente a limare pian piano." E quindi per il momento sono in crisi. Come correttore metto questo qua di Avon. Non si vede bene. Questo qua di Avon, che mi sta piacendo tanto, non è assolutamente male. Prendo la Beauty Blender e lo vado a picchiettare con la Beauty Blender in questo modo. Ok, metto anche un poco qui. Uso come cipria questa qua di Collister, ne ho messa troppa, quella in polvere. Niente, quindi mi sta dispiacendo molto non poter, cioè il pensiero di non poter mettere neanche un po' di smalto, sinceramente mi rompe un po'. Vorrei andare in farmacia e innanzitutto chiedere se c'è qualche prodottino che mi possa anche sistemare le unghie, perché
le sento anche molto fragili, già una si è spezzata e quando c'è il classico pezzettino, lo spacco, no, verticale, c'è qualcosa che non va. Ci sarà qualche mancanza di vitamina. E quindi voglio vedere di andare proprio in farmacia e farmi consigliare qualcosa per anche qualcosa di trasparente per veramente dargli una sistemata. Voglio riapplicare un altro poco di correttore. Diciamo che abbondiamo di occhiaie qui. Poi oggi che poi di mattina, insomma, si notano appena sveglie, si notano un po' di più. Andiamo a fare le sopracciglia con questo K-Brown di Benefit che mi ha dato la vita. Mi sto trovando veramente benissimo, io proprio sono quasi a zero. Non usate mai le pinzette, non fate mai l'errore che ho fatto io. Questo K-Brown è fantastico. Vi avevo detto su Instagram che mi hanno fatto la prova da Sephora e sono rimasta entusiasta. Niente, adesso devo spegnere perché non vi posso dare conto, perché ci vuole massima concentrazione. A dopo. E voilà, sopracciglia fatte. Allora, l'unica diciamo cosa negativa è che si perdono veramente 5 minuti abbondanti per farle, quindi io ormai c'ho la mano, forse anche qualcosa di meno, però vi assicuro che il risultato è fantastico. Fino a sera le sopracciglia sono assolutamente perfette. Io adesso vado a pulire il pennellino perché voglio togliere appunto l'eccesso di prodotto affinché comunque il pennellino rimanga, diciamo così, non si deformi, anche perché se si deforma e si indurisce non hai la giusta applicazione. E io uso esclusivamente questo pennellino, non ne uso altri, perché devo dire che questo è fantastico. Questo l'ho comprato 29 euro da Sephora, insomma veramente ve lo stra consiglio. Mi sono caduti tutti i trucchi. E allora, invece, come non metto ombretto, anzi voglio fare un po' di baking sotto queste brutte occhiaie, ne faccio proprio un poco, giusto per questo, perché doveva essere un trucco molto molto easy, molto free, diciamo che forse lo preferisco, diciamo, tanto per dare un po' più di lucentezza a questo make up. Ok. Il baking, mi raccomando, fatelo soltanto con le cipre in polvere. Allora, intanto metto un po' di blush, questo qua di Catrice. Questo è lo 080. Tanto per dare un po' di colore. E niente, altri aggiornamenti sul corso della mia life. Ieri abbiamo fatto sterilizzare il piccolino Pepe, insomma era una cosa che andava fatta. E niente, io sono stata lì con lui, me ne sono occupata io perché il mio compagno Giovanni non era nelle condizioni psicologiche di affrontare questa cosa, poiché lui è molto attaccato al micetto, e quindi ci ho pensato io, che mi sono data man forte da sola. Metto un po' di kajal dentro. Comincio già ad avere dei lineamenti normali. E niente, quindi andava fatta questa operazione. Ora stamattina va meglio. È stata un'operazione per 5 minuti. Secondo me hanno cambiato anche il modo di operare. Non c'è stato nessun taglio.
nessun taglio, dico, quindi saranno andati da un'altra parte, direttamente da lì, dall'interno, e quindi non c'è stato bisogno di fare nessun taglio. Infatti in 5 minuti avevano già finito. Niente, hanno dato tutto loro, antibiotico, antinfiammatorio, insomma ieri era un po' così, ma stamattina è veramente ok. Insomma, i gatti da questo punto di vista hanno una ripresa incredibile. Niente, io sono in ferie per ora, da oggi sono in ferie, ho preso qualche giorno perché anche martedì parte mio figlio, il piccolo. Vanno con la scuola viaggio di istruzione a Valencia. Io per il mio viaggio di istruzione sono andata nel centro storico di Palermo. Questo è stato il mio viaggio di istruzione, di distruzione direi, perché dico, dopo 3 anni di scuola media, questo è stato il nostro premio. Interessante. Già l'altra sera mi è venuta una crisi di pianto, perché comunque immaginate lo stato mio d'animo, un po' di ansia. E niente, anche lui deve fare la sua strada, deve avere un bel ricordo di questo viaggio, perché se lo ricorderà per tutta la vita. E niente, quindi oggi forse comincerò a fare la valigia. E insomma, della serie, i figli noi li facciamo, ma non sono i nostri, sono della vita. Metto solo un po' di lucido, tanto tra un po' preparo il pranzo. Vorrei sistemarmi invece i capelli, vi faccio un piccolo chignon che ancora ci rientro, molto sbrigativo. Faccio lo chignon. Eccomi qua, chignon fatto, devo soltanto mettere qualche mollettina. Che mollettina qui. E niente, metto il mio profumo, questo qua è il dupe di Poison Hypnose di Dior. Questo è il dupe, ma è fantastico, uguale. Questo è di Essence con la S finale. Se vi interessa acquistare questi prodotti potete contattare la mia amica Samuela, vi lascio insomma il link nel box info, sia del suo profilo Instagram sia del suo profilo anche YouTube, perché fa video su YouTube, diciamo che ha cominciato da poco, e anche della mia amica Marzia, anche sono cognate, quindi scegliete voi chi vi fa più simpatia. E niente, allora io ho finito per oggi, rimango con questi orecchini, rimango con questo bel maglioncione nero. Ah, la lampada! Questa, vediamo se riesco a farla vedere così, ecco. La lampada è questa, di qua c'è un pulsante touch che si spegne, vedete? Accendi, spegni. E poi roteando si diminuisce la velocità. Vedete? Fino allo spegnimento. Ecco qua. Niente, spero che questo Get Ready With Me vi sia piaciuto. Finalmente mi sento una persona normale, io vi mando un grosso bacio e buon weekend!